Ragazzi, buongiorno e bentornati sui miei canali. Oggi domanda particolare, no? Che mi è stata fatta qua su YouTube. Come trovare la voglia di allenarsi? Qua io sono un coach, mi occupo di allenamento ed è normale che nel mio lavoro la parte motivazionale dell'allievo è fondamentale. È fondamentale perché ho proprio notato che le persone le possiamo quasi andare a classificare, no? Nel senso, ci sono quelle persone che riescono a trovare il proprio obiettivo e fanno di tutto per cercare di raggiungere la meta. Altre persone, nonostante definiscano un obiettivo, poi si perdono cammin facendo, perché molto probabilmente a un certo punto manca la voglia di seguire la strada tracciata e continuare ad allenarsi. Dire come fare a trovare la voglia non è facile. Se voi qua avete delle opinioni in merito, io qua chiedo aiuto del pubblico, mettete pure qua sotto nei commenti il vostro parere. Io posso dare la mia opinione personale. La voglia di allenarsi, io non ho mai, la voglia ce l'ho sempre, no? A volte poi mi trovo nella difficoltà, ma che magari per tanto lavoro non ho il tempo di allenarmi, nonostante abbia una voglia incredibile di andare ad allenarmi, ma questo è un altro discorso. Non so da cosa nasca la mia voglia personale di allenarmi. Mi piace muovermi, mi piace sentire la fatica, vedo l'allenamento come un momento piacevole dove mi distraggo, mi distendo, mi piace la sensazione che mi porta l'allenamento, quindi sentire anche la fatica. Il voler imparare a fare cose nuove, cercare di mantenermi in forma, cercare di mantenere il mio figlio con una buona, diciamo, tono muscolare, migliorare la forza, migliorare l'ipertrofia, stare comunque con il fisico che nella mia testa vorrei tenere. Tutto questo, diciamo, tutto questo insieme di fattori genera poi la voglia di allenarmi. Diciamo che l'allenamento secondo me dovrebbe essere non un obbligo, perché purtroppo per molte persone è un obbligo l'allenamento, e allora quando l'allenamento è un obbligo a un certo punto molli di farlo, no? Dovreste proprio mettere nella vostra testa cambiare modo di vedere l'allenamento, vederlo come un momento piacevole, vederlo come un qualcosa che vi torna utile. E io sono sicuro che man mano che lo fate, questo può a un certo punto piacervi, perché vedersi più in forma, più belli esteticamente, più in salute, vedere magari imparare a fare un esercizio che prima non si era in grado di fare, tutto questo possa generare all'interno di voi la voglia per allenarvi e far sì che l'allenamento diventi parte integrante della vostra vita. Almeno per me è così. Penso che da quando ero piccino che mi muovo, faccio sport, qualsiasi forma di movimento lo faccio, non ho mai smesso. E poi ormai ci sono dei momenti che sono più regolare, più frequente, altri momenti che mantengo, ma è così, perché nella vita di tutti noi ci sono dei momenti in cui abbiamo più tempo e dei momenti che siamo magari più in difficoltà a ritagliarci del tempo. Però anche in quando siamo in difficoltà, avere sempre una frequenza di mantenimento secondo me può andare bene. Una frequenza di mantenimento può essere anche quelle 2-3 volte per riuscire a mantenerci in forma, a mantenere quello che abbiamo fatto precedentemente e anticipare poi magari il periodo che verrà in cui avremo più tempo e torneremo ad allenarci in maniera anche più frequente e con sedute più lunghe. Questo è il consiglio che vi posso dare per cercare di trovare la voglia per allenarvi, ma adesso vado a leggere poi anche i vostri commenti qua sotto, la strategia che avete per trovare la voglia per allenarvi. Mettete qua sotto i commenti, mi raccomando, e chi di voi se vuole allenare con me, trovate tutto il mio percorso in video workout. Io sono sicuro che chi si sta allenando con me in video workout è un ottimo modo per trovare la voglia, perché fai partire il video, non ti puoi distrarre, ci alleniamo insieme e quindi sono io il tuo motivatore. E avere anche un motivatore che ti motiva, ti tiene il tempo, ti tiene la ripetizione, ti fa vedere tutti gli esercizi, può essere un buon modo per partire col piede giusto. Come sempre, grazie per l'attenzione e ci si vede qua sul mio canale. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!